Allora, prima cosa, uno, oggi bisogna lavorare, per cui per favore, tutta, quando si fa una pausa, non starete per mezz'ora, massimo 5-10 minuti. Se ha senso fare queste cose, spendere i soldi che stiamo spendendo, che fra l'altro qualcuno di voi avrà sicuramente donato, se cerchiamo di spremere queste opportunità al massimo. Qui si lavora. Seconda cosa, come ho sempre detto, continuo a dire, se vogliamo avere la minima possibilità di avere un impatto in questa lotta disastrosa, perché è veramente, ci siamo delle formiche contro giganti, e bisogna organizzarsi in questo modo. Noi siamo gli unici d'Italia che invece di fare le sciocchezze fanno queste cose qua, Rimini, Milano, questa, e spero di faremo delle altre, cioè altissimo livello di preparazione per armarci. Io domani vado a incontrare Zamparini, che ha dei soldi, io spero di spremergli dei finanziamenti per creare in Italia una think tank MMT dove possiamo fare un lavoro veramente serio, cioè avere degli economisti, avere dei lobbisti che fanno un lavoro politico e via dicendo. Questa è la serietà di questa cosa. A Rimini abbiamo avuto 2.180 persone, il 90% erano delle perdite di tempo. Ahimè, questa è la realtà. La gente in Italia va alle feste, non capisce come stanno le cose. Ultima cosa è questa, i personaggi che io vi porto, e incluso me naturalmente, sono persone di altissimo livello. In questo caso abbiamo Warren Mosler. Allora, avete davanti, io non sto fare i discorsi lunghi, avete davanti un uomo che si siede davanti al governatore della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, e gli parla come se questo fosse uno studente delle medie, e Bernanke non capisce niente. Cioè, questo è il livello dell'uomo che avete davanti, un uomo che, come vi spiegherà lui stesso, nel corso della sua vita non solo ha sostanzialmente inventato la MMT, ma ha anche salvato l'Italia in un certo senso. Quando nel 91-92 incontrò il nostro ministro delle finanze e gli fece capire che non esisteva una crisi del debito italiano, una crisi del default italiano. Immaginate cosa sarebbe successo se questo non fosse accaduto e l'Italia avesse seguito già allora il disastroso percorso dell'austerità di oggi. Vuol dire lavoro, famiglie, milioni di persone, sofferenze, eccetera. Quindi questa è la statura dell'uomo che abbiamo davanti. Adesso dico un'altra cosa, la giornata si svolgerà in questo modo. Io comincio con lui a fare una serie di domande che devono inquadrare i temi fondamentali che noi studiamo, che dobbiamo chiarire una volta per tutte. Dopodiché facciamo una piccola pausa e dopo, per le rimanenti, se si spera, due ore, e deve diventare un dialogo di queste persone, che siete voi, che come diceva Rimini, spero si pongano come protagonisti, e Warren Mosler. Allora, io, ultima cosa, e poi comincio con le domande. Qualcuno dice, tu sei un esterofilo, porti gli americani, porti i francesi, perché in Italia c'è un sacco di gente in gamba che sa le stesse cose e potrebbe fare la stessa funzione. E la risposta è assolutamente no. Io fino a quando cominciai la mia ricerca sul grande crimine andai subito da William Black in America perché sapevo che sono italiani. Se la sono presa moltissimo gli accademici italiani e si sono incazzati come delle pantere e hanno detto che io faccio questa roba perché sono questo esterofilo, eccetera. Allora, diciamo, facciamo subito un discorso. Se nel Rinascimento un tedesco avesse chiamato Raffaello a insegnare pittura in Germania e se qualcuno gli avesse detto ma cosa chiami Raffaello? Ci sono tanti pittori tedeschi validi, no? Cioè, che senso ha chiamarlo così? No, non è vero. Al mondo c'era un Raffaello, c'era un Tintoretto, c'era un Caravaggio, stavano qui, non stavano in Germania. E il tedesco avrebbe fatto bene a chiamare Raffaello, ok? E nel mondo che noi trattiamo, nella comprensione di come funzionano veramente le economie del debito e degli stati, ci sono solo queste persone oggi al mondo che sanno veramente spiegarci. Non ci sono gli italiani, è inutile che se la meglio, non sono capaci di fare queste cose e non le capiscono neanche. L'abbiamo anche visto a Milano la scorsa settimana, Dello Fiore, una persona gradevolissima, preparatissima, ma non ci arriva, è inutile che parla. Allora, ok, comincio con la prima domanda. Ok? La prima domanda è questa che gli faccio. Warren Mosler, tu sei
uno squalo della finanza speculativa che ha creato, non dico nel tuo caso, ma ha creato delle tragedie internazionali, soprattutto in termini di vite umane, o sei un uomo che si è dedicato alla economia sociale, all'economia salva vita, salva nazione, insomma chi sei per le tue? E come le metti assieme? Non si sente niente, adesso sì, ok. Grazie per avermi invitato, mi scuso tanto per essere arrivato in ritardo. E i miei antenati sono lituani, se questo può servire a spiegare il mio ritardo. La risposta è sì. Sì, ho dedicato la mia carriera al settore finanziario. E le persone che mi hanno permesso di guadagnare si chiamavano Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, la Società Generale. Ecco, erano queste le persone con cui ho lavorato. E se prendere soldi da loro è stato un crimine, me ne scuso subito. Ma mentre svolgevo appunto questo lavoro, ho imparato come funziona effettivamente il sistema monetario. I am what you would call a 40-year insider in monetary operations. Praticamente sono un insider da 40 anni nelle operazioni monetarie. Io sono cresciuto proprio nell'ambito bancario negli anni 70, negli anni 70 del Novecento. E andavo regolarmente in visita alla Federal Reserve. Parlavo ai ricercatori, ai dipendenti della Federal Reserve. E a volte mi incontravo anche con dirigenti. Per esempio, mi sono incontrato con il presidente Bernanke due volte. Una volta quando era alla Casa Bianca, e prima quando era alla Federal Reserve. C'è qualcuno che lavora alla banca centrale fra di voi? E mi promettete di non dire a nessuno? Non lo prenderei a lavorare per me neanche solo per farmi il caffè in ufficio. But he is not a bad person. Non è una cattiva persona. He's an academic. È un accademico. A Princeton professor. Un professore di Princeton. Very nice. Book smart. Beh, una persona, uno studioso, gentile, che ha guadagnato un sacco di soldi. Very straightforward person. E quindi una persona anche molto onesta. So is the rest of the staff at the Federal Reserve. E così sono anche tutte le altre persone che lavorano alla Federal Reserve. L'unica persona che ho mai conosciuto alla Federal Reserve che ho pensato potesse essere coinvolta in un qualche cosa che andasse al di là del lavoro che faceva era un membro del consiglio di cui nome non farò, che veniva da Morgan Stanley. Ma a parte questo, sono tutti degli accademici ed è per questo che ho intitolato il mio libro L'economia delle frodi innocenti. Praticamente creano delle grandi frodi ma non sanno fare altrimenti. Ecco, questi sono stati quelli che ho conosciuto. Questa mia esperienza mi ha fatto capire chiaramente esattamente come funziona il sistema monetario. Dovevo saperlo per riuscire ad avere dei buoni risultati. Adesso voglio farvi un esempio. Il Presidente degli Stati Uniti
Republican opposition, e l'opposizione repubblicana, have all said the American government has run out of money. Hanno, tutti continuano a dire che il governo americano non ha più soldi. E quindi deve prendere a prestito capitali dalla Cina per essere in grado di continuare a spendere. E sono andati in continuazione in Cina per parlare con i banchieri. Make sure they can finance per essere sicuri di potersi finanziare l'Afghanistan e la sanità. E questo è una stupidaggine assurda. You were to pay your taxes, se voi doveste pagare le tasse al governo federale with actual cash, con dei soldi contanti, some old $20 bills, diciamo delle banconote da $20, you give them the money, gli dareste questi soldi contanti, they give you a receipt, vi darebbero una ricevuta, maybe they say thank you, e forse vi ringrazierebbero pure. And they wait for you to leave the room. E poi aspetterebbero che ve ne andate. And then they throw the bills in the shredder. E praticamente prenderebbero le banconote e le metterebbero nella quella macchina che macina la carta. This is truth. E questa è pura verità. You can buy shredded money in Washington. Si può comprare praticamente, si possono comprare banconote tagliuzzate a Washington. The last time I gave this talk in the States, l'ultima volta che ho fatto una conferenza di questo tipo negli Stati Uniti, quello che tritura i soldi è venuto da me e ha detto sì, ero proprio io quello che faceva questo. How does taking your money, throwing the shredder, pay for anything? E quindi prendere i soldi della gente e metterli nel trinciacarta, che cosa serve? Che cosa serve a pagare? Non serve a niente. It doesn't pay for anything. Non serve a pagare nulla. There's something else going on. C'è qualche cos'altro dietro tutto questo. How can the president say quindi we've run out of money? Il presidente come può dire non abbiamo più soldi? When you give him the money, he throws e the quando gli si danno questi soldi li mette nel trituracarta. Last month, when il mese scorso quando l'Irlanda doveva ripagare il proprio debito to the European Central Bank, alla Banca Centrale Europea, it was pointed out, si disse after they repay the loan, che dopo che avessero ripagato il debito, the funds disappear into the central bank computer. They're just i fondi praticamente erano scomparsi nel computer della banca centrale, praticamente così. Come scomparsi? E allora la domanda è perché dobbiamo continuare a pagare se questi soldi vengono distrutti? So there's something else going quindi on. Ci deve essere un qualcos'altro dietro tutto questo. Now I go to the Federal Reserve and we know adesso how the government spends Federal Reserve e io so come il governo spende i soldi. When I get my social security check, quando mi arriva l'assegno della previdenza sociale, cioè la pensione corrispondente, I look at my computer screen, io guardo lo schermo del mio computer and I can see my account, e vedo il mio conto, $4,000. All of a sudden, improvvisamente, blablabla, succede qualcosa. It says $5,000. E si vede $5,000. What did the Federal Reserve do? E che cosa ha fatto la Federal Reserve? Did they take a gold coin and smash it into the computer? Praticamente hanno preso una moneta d'oro e l'hanno spiaccicata dentro il computer. No, they just changed the number. Hanno semplicemente cambiato il numero. From a 4 to a 5. L'hanno fatto diventare un 5. That's where all the dollars come from. Ed è da lì che vengono questi that's dollari. People say, oh, that's la gente money. Dice, sì, stampa carta moneta. Okay, so let me just so seeing this. Ecco, vedendo questo stato di cose. The question is, how did I become social? A questo punto ci si può chiedere come ho cominciato a interessarmi allo stato sociale. I could not stand by and watch this country. Non potevo stare lì a guardare tutti i paesi del mondo destroying itself. Si distruggevano se stessi. Because they believed we had run out of money. Perché tenevano ed erano sicuri che lo Stato non avesse più soldi. When everyone in the central bank knows there is no such thing. Praticamente tutti quanti nelle banche centrali sanno esattamente che non stanno così le cose. The European Central Bank, la Banca Centrale Europea, they got 500 billion euro last week. Ah, praticamente last month. Ah, dato via 500 billion euro. What?
500 miliardi di euro. They called it LTRO. L'hanno chiamato LTR. LTRO, il fondo salva stati. They can call it anything they want. Possono dargli il nome che vogliono. Nobody asked where it came from. E nessuno ha chiesto da dove venivano questi soldi. They come from the same place e venivano dallo stesso posto da cui vengono i dollari americani. Hanno semplicemente cambiato i numeri. There is no money shortage. Non esiste mancanza no di soldi. Thing. Non esiste una cosa del genere. E mi sono reso conto che il motivo per cui al momento in cui si parlava di austerità nel 94, 95, 93, Ross Perot proprio parlando di pareggio di bilancio, lasciare il debito ai nostri figli. Ovviamente questo lo ha fatto diventare popolarissimo, ma non esisteva questo problema di cui parlava. Io mi sono sentito obbligato a parlare, ad alzare la voce, proprio una questione di coscienza. Se si vede qualcuno che sta negando e si sa nuotare, allora viene naturale cercare di aiutarlo. Forse nessuno vi sta a guardare o ascoltare, però l'aiuto viene offerto. Se si è un medico, si vede una persona che sta morendo dissanguata, alcuni medici decidono di aiutarla. Ecco qua, è semplicemente una questione di coscienza. Ok, allora adesso io faccio alcune domande, cominciamo ad andare un po' sparati. E, allora, no, faccio le domande in inglese, in italiano, tutte e due. E se tu traduci solo la risposta. Ok, short answers. Ok, parliamo del default possibile del sistema euro, ok? Quindi ritorniamo a bomba su questo problema, ok? We're talking about the possible defaults of nations within the eurozone, yes. Ok? So we have this myth about Zimbabwe in Africa, we come to Africa. Now, point number one, is say that the euro disappears and we regain sovereignty like liras or euros or something, ok? So massive currency depreciation, is that going to happen? Ci sarà un deprezzamento della nuova moneta che perderà completamente di valore, varrà il 70% meno di quello che vale l'euro? Would that happen? A massive depreciation of the new euro? There might be a one-time adjustment. Sì, ci potrebbe essere anche un aggiustamento. Going back to the lira is quite simple. Ritornare alla lira è piuttosto semplice. The government stops taxing in euro. Il governo smette di tassare gente in euro. And instead starts taxing only in lira. E invece comincia a tassare nuovamente solo in lira. Now there's a tax. E adesso c'è una tassa che nessuno chiede. So now people need una tassa in qualcosa che nessuno possiede. Cioè quando introduce le nuove lire e il governo tassa in lire, a quel punto nessuno le ha ancora le lire, per cui c'è una tassa in qualcosa che nessuno ancora possiede. Yes. Okay. Now there's a dire e adesso a questo punto c'è un bisogno disperato di lire. If you can't pay your taxes, se non si riescono a pagare le tasse in lire, you can lose your house, your si car. Può perdere la casa, la macchina, si può perdere tutto. People need lira. Quindi la gente ha bisogno di lire. Now the government a questo punto il governo comincia a pagare in lire. That lira immediately has e value queste lire immediatamente acquisiscono valore it's required for perché taxes. Sono necessarie per pagare le imposte. Depending on what the government a seconda di quello che il governo lira, decide di pagare in lire there could be a one-time adjustment. Ci potrebbe essere un aggiustamento univoco. If it decides to pay, per esempio, se decide I'll di pagare, much, diciamo, troppo, e questo è un importo da decidere, there could be a allora ci potrebbe down. Essere un aggiustamento verso il basso.
una parte, ma se decide di pagare troppo poco, allora ci potrebbe essere un aggiustamento, una tantum verso l'alto. Quando è arrivato l'euro, che cosa è successo? Tutti hanno cominciato a tassare in euro. Immediatamente quindi c'è stata una grande domanda di euro. Tutti venivano pagati in euro. E quindi i soldi che loro ricevevano in pagamento servivano a soddisfare la domanda. E c'è stato quindi un aggiustamento, un adatto di valuta. Da questo punto in avanti, la politica pubblica determinava quello che sarebbe avvenuto alla valuta. Quando per esempio nel 94 c'è stato il problema in Messico, la valuta è calata del 70%, ma si è trattato di un aggiustamento, una tassa, e da allora le cose sono andate avanti così. Quando c'è stato il problema nel 98 in Russia, anche qui un aggiustamento, una tanto, ma la valuta è andata dal 6,45 a 28 ed è lì rimasta successivamente. Quindi se si fa un grosso errore con la propria valuta, si può fare un aggiustamento, una tanto, una volta. E questo aggiustamento, una tanto, ma è molto diverso dall'inflazione. Ok, seconda cosa, una delle paure è la fuga dei capitali. Ci sarà la fuga dei capitali dall'Italia, i business toglieranno i soldi, scapperanno via tutti con gli investimenti, ok? Capital flight, massive danger or just a fact? With a floating exchange rate currency, con una valuta a tasso di cambio variabile, fluttuante, fiat currency, quella che noi chiamiamo la valuta fiat. Diciamo che non esiste una cosa che si possa definire fuga di capitali nel modo in cui la gente tende a pensare. L'idea della fuga di capitali viene dallo standard aureo, dal gold standard. Quando l'oro usciva dal paese a causa di un problema commerciale, un deficit commerciale, si compravano prodotti all'estero e quindi all'estero prendevano i vostri soldi, andavano alla vostra banca centrale, prendevano l'oro e lo portavano via con sé. Ecco, praticamente il capitale era rappresentato dall'oro e quella era la fuga di capitale. Per cui adesso questo è completamente inapplicabile, non vige questa situazione. Oggi, per esempio, se un qualunque paese avesse dollari statunitensi, si trovano in un conto presso la Federal Reserve. Gli euro si trovano invece alla Banca Centrale Europea. Se si hanno dei soldi in un'altra banca in euro, questa banca ha un credito nei confronti della Banca Centrale. Per cui le banche agiscono da agenti, per così dire. Quando c'è una fuga di capitali, cosa succede? Succede che i dollari, per esempio, rimangono nella Federal Reserve, ma il nome sul conto cambia. I dollari non vanno in nessun posto, cambia solo il nome sul conto. Se qualcuno a New York, per esempio, compra qualcosa da un'altra persona in Messico e si chiama Joe, e l'uomo in Messico si chiama José, il nome sul conto alla Federal Reserve passa dall'essere Joe ad essere José. Praticamente non c'è fuga di capitale, il capitale non si muove. E questo
non significa che una valuta non possa salire e scendere. But there is nothing ma to worry about non c'è nulla di cui preoccuparsi per quel che riguarda la fuga di capitali quando si ha un tasso di cambio variabile. There are no non ci sono delle riserve da perdere, non ci sono riserve presso la Federal Reserve da perdere. The whole idea is anachronistic. L'intera idea è anacronistica. Allora, l'altra cosa è la corsa alle banche, no? Cioè si cambia da euro a lira e tutti corrono in banca a ritirare i soldi e questo crea un disastro. Ok, swap euros and then you get euros, there's a run on the banks. On the banks, okay? So is that a problem? How will the government deal with the run on the banks? Ok, so what does a run on the banks actually mean? Che cosa significa esattamente questo? Cerchiamo di rispondere prima, cos'è questo assalto alle banche? Quando il governo tassa in lire e comincia anche a spendere in lire, se si hanno degli euro in banca, si continuano ad avere degli euro in banca. Questi non devono essere convertiti. E questa è la mia strategia alla greca, per così dire. Questi euro rimangono euro e lo stesso varrebbe anche per l'Italia, solo per la Grecia. Non c'è motivo per cui il governo debba convertirli. Le persone che possiedono degli euro improvvisamente e si troveranno ad avere bisogno di lire. Okay, to pay their taxes on their property. Tasse. Yeah. Does people pay taxes, right? La gente paga le tasse, giusto? In case you decide to pay your taxes on your house, nel caso in cui si decidesse di pagare le tasse sugli immobili, tasse di circolazione, eccetera, il governo ci fa pagare un sacco di tasse diverse. E quindi, nel primo caso, la popolazione deve vendere gli euro e comprare delle lire e far fronte ai propri obblighi. Per esempio, una fabbrica deve pagare gli operai in lire. Eppure hanno delle riserve in euro. Per esempio, bisogna pagare, per esempio, tutti gli avvocati legali in euro, in lire, e mentre invece le riserve nelle banche sono in euro. Inizialmente quindi ci si troverebbe con una carenza, un ammanco di lire, purché il governo non decide di convertire i depositi bancari. E nessuno vorrebbe che il governo lo facesse, quindi perché starsi a preoccupare di questo? Bisognerebbe praticamente... Se il governo convertisse tutti i depositi bancari in euro, in lire, tutti si comincerebbero a angustiare, mi ha tolto i miei euro. E quindi questo potrebbe portare a un crollo della valuta. E perché il governo dovrebbe decidere di fare una cosa del genere? No, non che la possano fare in ogni caso. Il governo non farebbe mai una cosa che non avesse senso. Ma però questo non è il modo giusto di procedere. Ok, allora, con la nuova lira, con questo deprezzamento della lira che accade una volta sola, che è one time depreciation, the new lira. Or appreciation. Oh, appreciation. People need the lira. Yeah, e potrebbe anche essere. E lui dice poi invece secondo me ci sarebbe un apprezzamento della lira. Potrei sbagliare, ma ok. Allora, con questa nuova lira potrebbe deprezzarsi o apprezzarsi. Il problema è che tutti dicono come facciamo a comprare il petrolio che va pagato in dollari. How are we gonna buy oil that has to be paid in dollars and we have new liras? Okay, first of all, oil does not have to be paid in dollars. Innanzitutto il petrolio non deve essere pagato in dollari. That's a myth. Questo è un mito. Oil is priced in dollars. Praticamente il petrolio viene prezzato in dollari e questo è molto diverso.
All you have to do is look at the list of exchange rates. Fare, guardare la lista dei tassi di cambio and at the equivalent exchange e al tasso di cambio equivalente plus a small commission for the bank. Più una piccola commissione per la banca, piccolissima commissione per la banca. You can buy oil with any comprare praticamente il petrolio con qualunque valuta si preferisca usare. People all over the world le persone in tutto il mondo fill up their tanks riempiono il serbatoio della propria macchina utilizzando la propria valuta. Now, if everyone adesso buys se oil tutti comprano il petrolio nella propria valuta contemporaneamente questo potrebbe portare a una variazione del tasso di cambio. And your currency will buy e less quindi, oil for the same amount of currency. Per lo stesso quantitativo di valuta si potrebbe comprare meno petrolio. Yeah. But you will always buy in any currency. Si potrebbe sempre comprare in qualunque valuta. You know, when you go shopping in this per esempio, quando andate per esempio a fare shopping, every 8-year-old kid will take any currency you want. Praticamente dovunque andate potete pagare con qualunque valuta vogliate. So it doesn't matter what questo non significa esattamente. Praticamente non importa in quale valuta il petrolio venga apprezzato. Questa è una tattica per spaventare la gente. Ok, allora, bene, bene. Allora, due questioni. Nuova lira, nuova moneta, fiat, come lo Stato onora il debito pubblico interno e il debito pubblico esterno? Honoring public internal and external debt that is still denominated in euro, cioè quel debito, quella parte del debito che ancora rimarrebbe denominata in euro. Quindi ci troviamo con la nuova lira, dobbiamo ancora fare un sacco di debiti in euro, dobbiamo pagare un debito pubblico interno ed esterno, ok? How the state will honor internal and external debt still denominated in euros within euro? Yes, and that's sì. More, that's a political question. Questa è una domanda politica. It's a good question. Ed è un'ottima domanda. That debt. Però questo debito is, for the most part, è in gran parte what I would call non-recourse, quello che io chiamerei non ricorso unsecured. E non assicurato. There is no collateral. Praticamente non c'è una garanzia. The government, vediamo di arrivare a capire cosa vuol dire. The government can change its mind on that debt. Il governo può anche cambiare idea riguardo a questo debito. Legalmente and at any time. E in qualunque momento. We know governments do that throughout history all the time. They default on their debt. Ovviamente i governi nel corso della storia non lo fanno sempre. Alle volte possono anche fare default sul debito. When Greece defaulted on their debt. E se la Grecia facesse default riguardo al proprio debito, per esempio avrebbe potuto succedere il 20 di marzo. The international police didn't come into the parliament and arrest la politica internazionale avrebbe potuto fare irruzione in Parlamento e arrestare tutti quanti. So the question becomes, la questione quindi che si pone non avrebbero potuto fare irruzione in Parlamento e arrestarli. Non avrebbero potuto, cioè dice provocatoriamente, ma se questi fanno da fuori cosa succede? Arriva la polizia e li arresta tutti? When e quando un governo non paga il proprio debito, no armies that invade in non possono esserci degli eserciti che invadano il paese per riscuotere questi soldi. In the first instance, in un primo caso, the government is there to serve il governo è presente per servire al bene pubblico. We'll look at the euro debt that's outstanding. E andiamo a vedere quelli che sono ancora i debiti in euro non saldati. And it will decide what policy e si decide quale tipo di politica public purpose. Possa politica del debito possa servire ad adempiere a scopi pubblici, di interesse pubblico. Its first obligation. Il primo obbligo a questo punto deve essere nei confronti degli italiani e le decisioni dovrebbero essere prese di conseguenza. Queste decisioni includerebbero, per esempio,
delle decisioni che potrebbero a contribuire a facilitare il commercio con il resto d'Europa. Se il resto d'Europa stabilisse dei requisiti in merito alla politica commerciale. Ecco, quindi il debito diventa una considerazione importante per quello che significa servire gli obiettivi pubblici delle persone che hanno eletto quel governo. Okay, but how do you technically how do you do it technically? How do you serve debt? How do you borrow debt? Oh, the way a government does that. Come lo può fare il governo? Is it has to sell its own currency? It has to buy the euro to make the payments with its own. Deve comprare euro con la propria valuta per poter realizzare questi pagamenti. The same way. Lo stesso modo. The European countries used to buy dollars. Nei paesi europei compravano i dollari. As part of their trade policy. Come parte della propria politica commerciale. You would buy euro. Si comprerebbero degli euro. As part of your policy. Come parte della politica nazionale per pagare il debito. When you buy euro. E quando si comprano gli euro. That puts downward pressure. E questo mette una pressione verso il basso nei confronti della lira. Now, interestingly enough, è una cosa interessante da notare in today's world, che è che nel mondo di oggi it seems like all the nations sembra want their currencies to go down. Che tutti i paesi vogliono che la propria valuta vada giù. This is something a little bit e questa è una cosa un po' strana. China wants its currency to go per down. Esempio, la Cina vuole che la propria valuta cali and the US wants its dollar to go down. E gli Stati Uniti vogliono che il dollaro vada giù. E allora si trovano, diciamo, a scontrarsi su chi riesce a far calare di più la propria valuta. Switzerland wants their currency to go down against the euro. Per esempio, la Svizzera vuole che la propria valuta vada giù rispetto all'euro. They've been buying euro and selling Swiss francs to get hanno their currency comprato to go down. Euro e vendendo franchi svizzeri per riuscire a far calare la propria valuta. E quindi. Sì, questo deve essere considerato nel contesto del periodo in cui viviamo. Se la lira italiana è considerata troppo forte, allora si possono comprare euro. Un po' come stanno facendo gli svizzeri. Se la lira è debole, si può decidere che non serve ad adempiere a scopi pubblici. To sell the euro, to buy euro. La lira per comprare gli euro. Make that per riuscire a onorare il proprio debito. Public purpose is always in the context il bene pubblico riguarda sempre comunque considerazioni contingenti, il futuro. È la stessa cosa per quello che riguarda come i privati, le aziende, le famiglie potrebbero con la nuova lira onorare il debito interno ed esterno, you know, honoring private internal and external debt still denominated in euro. Big problem? No, those will have to be honored. No, questi dovrebbero. And the private sector has something. Questi dovrebbero essere pagati. E il settore privato quindi sperimenterebbe una bancarotta. If somebody owes euro, se una persona deve degli euro and can't make the payments, e non è in grado di onorare i propri pagamenti, they declare bankruptcy. Allora dichiara bancarotta. Their debts are eliminated. E quindi i debiti vengono eliminati. They get a fresh start. E ricominciano da zero. As long as public policy, perché la politica pubblica is promoting full employment. Finché la politica pubblica promuove la piena occupazione, where anyone who wants a job, e tutti quelli che vogliono un posto di lavoro can get a decent job, riescono a ottenere un buon posto at a living wage, con un salario che gli permetta di vivere, the economy will do well, l'economia potrà andare bene and the future will be bright. E il futuro sarà quindi prospero. And when you have your own e quando si ha una propria valuta, se ritornate alla vostra valuta, you can always potete do that sempre fare questo if you know how it works. Se sapete come funziona il meccanismo. So by promoting quindi promuovendo la piena occupazione, problems such as i problemi come quelli della bancarotta, magari di qualcuno che si è sbagliato, compiuto un errore, with a
made a mistake with his finances. Fatto un errore di tipo finanziario nella gestione della propria azienda. Is not out in the streets to die. Non è, si ritrova in mezzo alla strada a morire di fame. As long as he's purché able-bodied, willing and able-bodied, in forma fisica in grado di lavorare. He can get a job. Potrà trovarsi un posto di lavoro. And support himself and his family. Quindi mantenere se stesso e la propria famiglia. The elderly, the gli anziani, gli infermi, quelli che non sono in grado di lavorare. That's a different allora, beh, questo è un altro paio di maniche. No, e non c'è motivo per cui non ci si debba occupare di loro. It takes 1% of the population to grow all the food. L'1% della popolazione per coltivare tutti gli alimenti, cioè per produrre tutti gli alimenti necessari. Ah, ci vuole molto in italiano dire una cosa così corta in inglese, delle volte succede. Less than 10% of the people. Meno del 10% delle persone. Do all the manufacturing. Fanno tutta la produzione. Any more manufacturing. This room would be filled to the ceiling with junk. Praticamente se fosse più del 10% questa sala sarebbe piena fino al soffitto di roba vecchia. The other 89% l'altro 89% delle persone are taken care of by the 11%. Si prendono cura di questo 11%. Whether they know it or not. Che lo sappiano o meno. We can afford, we only need 11%. Sì, abbiamo bisogno, praticamente solo dell'11% di gente che lavora, il resto si può occupare degli anziani, benissimo. Si può occupare di tutte quelle persone che non sono in grado di occuparsi di se stesse. Move this through government programs. Correct policy, e questo yeah. Tramite delle corrette politiche. The government doesn't, il governo this is not about the government doing qui more stiamo things. Dicendo che il governo dovrebbe fare più cose. It's about the government si having sta dicendo policy che il governo debba mettere in atto delle politiche. When the government has a pension plan for people over 65 years old. Il governo applica delle politiche pensionistiche per le persone di sopra di 65 anni. It doesn't do anything. Non fa nulla in realtà. It just writes checks. Scrive un assegno. You only need one person in government to do that. Praticamente ci basterebbe una persona sola al governo per farlo. All right, so when I say quando io dico quindi negli Stati Uniti, per esempio, our social security payments i nostri pagamenti pensionistici della previdenza sociale should be at a level that dovrebbero essere ad un livello sustains our seniors che sia in grado di sostenere, mantenere i nostri anziani at a level that makes us proud to be Americans. E a un livello che ci rende orgogliosi di essere americani. And I would suggest the same for Italy. E io suggerirei la stessa cosa anche per l'Italia. And that might expand e questo government ovviamente spending. Potrebbe portare a un'espansione della spesa pubblica. But not government employees. Ma non del numero dei dipendenti pubblici. With full employment, con una piena occupazione, people are a scarce le persone resource. Diventano una risorsa scarsa. There is much to do. C'è molto da fare. We cannot waste them lo digging possiamo, holes in lo possiamo sprecare manodopera facendogli scavare delle buche e poi riempirle di nuovo. There is more to do than anyone can imagine. Ben più da fare di quanto non si possa immaginare. How many people here need a personal assistant? Quanti di voi, per esempio, avrebbero bisogno di una segretaria o un segretario? Everybody. Tutti, praticamente. Everybody. Tutti. Praticamente non riusciamo neanche a stare dietro alle email. If everybody had enough money e se to hire tutti a personal avessero assistant, abbastanza soldi da potersi permettere un segretario o una segretaria, and we all want one, e tutti ne vorremmo uno, who would be the personal assistant? Chi è che farebbe il segretario o la segretaria? We wake up every morning with a 100% labor shortage. Praticamente tutte le mattine con un 100% di carenza di manodopera. There's always more to do in the world than there are people to do it. Praticamente al mondo ci sono da fare molte più cose di quante persone ci siano che possano farle. And it's only been our public policy. E la nostra politica pubblica that keeps 20% of us è stata solo la nostra politica pubblica che ha creato una situazione in cui il 20% di noi non lavora. Ok, cerchiamo adesso di capire allora, vi
visto che tutti questi miti sui pericoli dell'uscita dall'euro sono pian piano vengono sfatati, allora ci spaventano con il discorso dei tassi di interesse, i tassi di interesse su tutti gli stati, i tassi di interesse sulla moneta, i tassi di interesse sui mutui, eccetera. Okay? Come vengono decisi e da chi vengono decisi questi tassi di interesse con una nuova moneta uscendo dall'euro? So you get out the euro, we get the new lira. Who sets interest rates in bonds, currency and private loans? In the new lira, we go back to the old system. Con la nuova lira si tornerebbe al vecchio sistema. Where the central bank sets the interest rate. In cui la banca centrale, in questo caso la Banca d'Italia, fisserebbe il tasso di interesse. Personally, I would recommend personalmente io consiglierei leaving the interbank di rate, lasciare il tasso interbancario the risk-free rate, at zero, a zero, where it's been in Japan for 20 years. Cosa che è avvenuta in Giappone già da 20 anni. Then you can send all those a questo central punto bankers home. Si possono rimandare a casa tutti i funzionari delle banche centrali e non lo so, andare ad aiutare i malati di cancro, fare qualche cosa di socialmente utile invece di continuare ad agonizzare su un quarto di perdita di punto del tasso di interesse. Japan has had zero interest rates for going on 20 years. E il Giappone ha avuto un tasso di interesse zero per 20 anni. Debt to GDP at over 200%. Il rapporto debito-PIL al di sopra del 200%. The lowest inflation in the world. La più bassa inflazione del mondo. The strongest currency in the world. E la valuta più forte del mondo. And their 10-year risk-free rate today is 0.83%. E il loro tasso è senza rischio 0,83%. The zero rate policy does not cause inflation. Una politica inflazione zero o tasso di interesse zero non causa inflazione. Certo, si può pensare anche agli Stati Uniti. Negli ultimi 4 anni abbiamo cercato di fare lo stesso del Giappone. I won't go into it now, but non voglio entrare nel dettaglio, ma sono gli alti tassi di interesse che causano l'inflazione. Io so che non ci credereste se io vi dicessi una cosa, praticamente i funzionari delle banche centrali vorrebbero cambiare le cose. Hanno capito tutto il contrario. But have it backwards, hanno capito tutto il contrario di quello che era. But apart from theory and evidence, ma a parte la teoria e i fatti, they have it right. Hanno ragione. No, everything they're doing flies against theory and evidence. Tutto quello che si fa si basa su teoria e fatti. Questo è i tassi di interesse sul denaro, vengono stabiliti dalla banca centrale, li può tranquillamente tenere a zero, abbiamo capito come questa politica prima di tutto non crea inflazione e manda avanti una nazione potente e ricca come il Giappone. Ok, nel caso dei titoli di Stato, bonds. Ok, who sets, you said interest rates on currency, who sets the bonds? Well, the interest rates on the bonds. The market sets the interest rates on bonds. Il mercato a fissare i tassi di interesse sui titoli. And when you have your own currency, e quando si ha una propria valuta, the interest rates on bonds, i tassi di interesse sui titoli anticipate anticipano where the central bank is going to dove set interest rates. La banca centrale fisserà il proprio tasso. So in Japan, quindi in Giappone people believe la gente ritiene che la banca centrale will keep rates low, mantenga bassi i tassi for a very long time, per molto tempo. So therefore their e quindi tenure rate il tasso a 10 anni is very low. È molto basso. It is not credit, non è credito, it is not default risk, e non è rischio di default, because there isn't any. Perché non ce n'è. However, comunque, more important, una cosa più importante è che non c'è motivo per cui il governo debba vendere titoli, tanto per cominciare. When they spend more than they tax, quando spendono di più di quanto tassano,
That money, those lira, questi soldi, queste lire, would sit in the central bank, rimangono lì nella banca centrale. In accounts, in conti that we call reserve accounts in the States. Che noi negli Stati Uniti chiamiamo reserve accounts, conti di riserva, di riserva negli Stati Uniti, non so come si chiamino qui, dice Warren. It's just a fancy name for checking account. Praticamente è solo un nome, diciamo, così per chiamare i conti correnti. There's nothing wrong with just leaving the lira in those accounts. Non c'è niente di male a lasciare le lire in questi conti. All a bond is, praticamente un titolo is another account, è un altro conto at the central bank, alla banca centrale. It's like a checking account and a savings account. È praticamente come un conto corrente in un conto di risparmio. When you have your own currency, quando si ha una propria valuta and floating exchange rate policy, e una politica basata sul tasso di cambio variabile, there's no reason for non c'è motivo per cui debbano esistere questi due tipi di conti e non c'è motivo perché debbano esistere dei titoli. The reason for bonds, il motivo alla base dell'esistenza dei titoli is when you're on a gold standard. È ci riporta all'esistenza dello standard aureo. You don't want people to non si vuole che praticamente la gente incassi i soldi and take your gold e si prenda l'oro. So you make them put e away quindi bonds. Sì, glielo si fa mettere da parte in titoli. Bonds no longer apply to our currency. Praticamente i bond, i titoli, non valgono più per la nostra valuta. But they do them anyway. Però li continuano a fare, a produrre. Who would have thought? Chi ci avrebbe mai pensato? Ok, e interest rates on mortgages, who decides that? Including euro. I tassi di interesse sui prestiti privati, come per esempio i mutui, chi li decide? With a zero rate? Con una politica basata sul tasso zero, the cost of funds for the banking system, il costo dei fondi per il sistema bancario is approximately zero, è di circa zero. Plus the cost. Più un costo. And then the banks compete with each other. E le banche sono in concorrenza le une con le altre. And mortgage rates would be e quindi i tassi sui mutui sarebbero di circa il 2,5-3%. Just where they are in Japan. Praticamente più o meno come in Giappone. And if a bank can make money on a smaller spread, they'll compete sì, with the other banks. Ovviamente se un banchiere lavora su questo, si trova in concorrenza con le altre banche. E quindi bisogna mantenere la competitività fra le banche. Not that they take advantage if they weren't competitive. Non che si avvantaggerebbero dalla non esistenza di questa competitività. Comunque. Okay. So, the answer is more la risposta è che i mutui rimarranno intorno al 2,5-3% per sempre. Non cambieranno mai, a meno che il governo votasse di cambiarli. Il governo dovrebbe decidere che si soddisfa un qualche obiettivo di politica pubblica nel cambiarli. E io non riesco ad immaginare quale questo possa essere. Ok, allora abbiamo capito uno dei fatti più virtuosi della teoria MMT, cioè del fatto di riportare allo Stato la moneta sovrana, che appunto il Tesoro e la Banca Centrale possono decidere di tenere i tassi dove gli pare, quindi magari bassissimi. I tassi bassissimi della Banca Centrale tengono bassissimi i tassi del denaro che le banche si prendono in prestito, si scambiano fra di loro, le banche pagando pochissimo il denaro devono tenere anche bassi i tassi sui mutui, cioè sui prestiti che fanno. Ma, attenzione, molto spesso si dice che le banche centrali sono però comunque private, che c'è uno scollamento di interesse pubblico fra l'opera del governo e quella delle banche centrali, e allora come si risolve questo problema? Ok, very fine, but the thing is, very often people say that central banks are private and they will do a different kind of bidding from government. How does the government... How the central bank keeps the interest rates low, for instance? How can the government influence the central bank? Is it true that the two things are separate, or can they go together, really? Well, the way I say it in the United States... Come la vedo io negli Stati Uniti, Congress
Il Congresso is the boss è il capo of the central bank, il capo della banca centrale and the treasury e del tesoro. Congress appoints il Congresso the Fed chairman, nomina il presidente della Fed, o meglio, mi scuso, il presidente nomina il presidente della Fed, il Congresso l'approva, stabiliscono il mandato, cioè il termine, il numero di anni, e poi lo possono poi licenziare quando gli pare. They make all the rules for the banking system. Fanno tutte le regole che il sistema bancario deve seguire. They make all the rules for everything the central bank does. Fanno tutte le regole per l'operatività della banca centrale. When I ask people at the quando bank chiedo about a qualcuno policy, della banca centrale quale sia la loro politica, they always point to the statutes and the law that requires them. Mi parlano sempre di quelli che sono gli statuti che stabiliscono quello che loro devono fare, quindi quanto è stato stabilito per legge. Now, if you have a business, se si ha un'azienda, you can hire an employee, si può assumere una persona, un dipendente, and you can tell him he's independent. E gli si può dire che è indipendente, he can do whatever he wants, che può fare quello che gli pare. Or you can tell him, oppure gli si può dire che non è indipendente. But even if you tell him, ma anche se voi gli dite che è indipendente, you are still ultimately the boss. Siete ancora poi voi il capo alla fin fine. And that's the way it is. Ed è così che funziona per le banche centrali. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Tutti i loro profitti ritornano al tesoro. Okay, so e quindi all the people are tutte selected by le persone vengono selezionate dal governo, le regole vengono stabilite dal governo and any profits e go back to the government. Tutti i profitti ritornano al governo. You can call it whatever you want. Quello, chiamatelo come vi pare. I call it a government agency. Io la chiamo agenzia governativa. Ok, allora abbiamo coperto abbastanza, poi delle due ore delle domande possiamo approfondire tutti i punti che lui ha tra le lettere e i dubbi. Abbiamo coperto abbastanza l'idea dell'Italia che esce dall'euro e recupera la moneta sovrana. Adesso stiamo con invece l'altra cosa, l'Italia deve rimanere nell'euro. Warren Mosler ha fatto due proposte per stare dentro l'euro ma sfuggire al disastro che è questa cosa dell'eurozona. Io gli ho già detto a Rimini che la tecnica che lui propone è impeccabile, c'è un problema politico molto forte per cui secondo me comunque non è, la soluzione migliore è quell'altra, cioè andarsene via. Right now we're talking about exiting the euro so far. Now let's say we stay in the euro. You have two proposals how to stay in the euro and still have a manageable economy. So, and I said to you, Rimini, that I still believe there's a massive political problem about that, but anyway, never mind. Let's talk about the technical solutions to stay in the euro and still survive. Okay. The Moser bonds. Moser bonds and, yeah, and the other one was the back bonds and the euro, what's it called, the other one? Okay. We start with the... With the ECB. Yeah. Okay. Okay. Sono titoli di Stato garantiti dalle tasse. Quindi la domanda è stay in the euro and how can we fix the economy with this disaster within the euro without exiting the euro? Right. So it can be done. Ecco. At one of two levels. Si può fare a due livelli. O a livello Unione Europea. Where the European Central Bank, in cui la banca centrale europea would ultimately finance everybody. Praticamente finanzierebbe tutti quanti. Now specifically, più specificatamente, I've suggested that io ho suggerito questo, the European Central Bank che la banca centrale europea would make a distribution of euro faccia una distribuzione di euro to all the member nations, a tutti i paesi membri. On a per capita basis, su base pro capite of 10% del 10% of the GDP del PIL of the entire union, dell'intera unione on an annual basis, su base annua. This would address questo the solvency problem. Servirebbe a risolvere il problema della solvibilità.
This would eliminate default risk. E quindi questo eliminerebbe il rischio di default. It would bring everyone's interest rates down. Farebbe calare i tassi di interesse di tutti quanti. To the rate set by the central bank. Al livello dei tassi fissati dalla banca centrale. And everyone could finance short term. E tutti potrebbero finanziare a breve termine. At the central bank rates. Ai tassi della banca centrale. Because there'd be no credit risk. Perché non ci sarebbe rischio di credito. Il problema però in questo caso che è più affidato al caso. E questo era un problema che si era visto già agli inizi dell'euro. Se in nessun paese c'è un problema di credito, allora abbiamo una corsa verso il basso. Where whoever borrows and spends the most. In cui tutti quelli che prendono a prestito e spendono di più vincono. Okay, it would be in everyone's interest to e sarebbe nell'interesse di tutti borrow and spend, continuare borrow a prendere a prestito e a spendere senza limiti. And you'd get a runaway inflation. E praticamente si avrebbe un'inflazione selvaggia. So the question is, la questione a questo punto è discipline. Come si riesce a disciplinare questa situazione? Innanzitutto ci sono c'è da dire a che livello vogliamo disciplinare e come vogliamo farlo. That's what the stability and growth pact was for. Ed è stato questo l'obiettivo del patto di crescita e stabilità. They disciplined by fining governments. Hanno disciplinato, sanzionando i governi che violavano i limiti. The problem with that is, il problema però in questo stato di cose, as we say, come diciamo, you can't get blood from a stone. Che non si riesce a far venire fuori sangue da una rapa. They can't find the other nations. It doesn't work. Non riescono, non si possono sanzionare gli altri paesi perché non funziona. The other problem was, l'altro problema è 3% deficit was far too low. Che un 3% di deficit è veramente troppo basso. With the European pension system the way it is, col sistema pensionistico europeo nelle condizioni in cui si trova, the full employment deficit, il deficit di piena occupazione might be 5, 6, 7, anche l'8%. And that's another discussion, but the deficit is set far too low. Però comunque il deficit è troppo basso. The limits are set for 10% unemployment. I limiti sono stati fissati con disoccupazione del 10%. Okay, so with my per proposal, cui con la mia proposta anyone who violates the limit, tutti quelli che violano i limiti doesn't get their 10% payment. Non hanno questo pagamento del 10%. That's easy to enforce. E questo è facile da applicare come sistema. It's a lot easier to not give someone the money. È molto più facile non dare dei soldi a qualcuno than to take it away from them. Che toglierli. Okay. However, comunque, they still need to raise the 3% deficit limit to something more reasonable. Però devono comunque aumentare questo 3% di deficit a un livello, diciamo così, più ragionevole. Okay, so my proposal la mia proposta quindi è questa. The 10% distribution. Il 10% di distribuzione. And you lose it if you violate e si perde se si viola questo limite. And to help make sure the right e limit per is set, essere sicuri che venga stabilito il limite giusto, I would have the European Central io Bank farei in modo che la Banca Centrale Europea fund finanziasse a full-time job for anyone willing and able to work. Una piena occupazione per chiunque fosse in grado di lavorare, un posto di lavoro a tempo pieno, at a fixed wage. A un salario fisso. A decent wage, but a fixed wage. Diciamo, decente ma fisso. This would be an employed buffer stock. E questo praticamente rappresenterebbe una riserva tampone di occupazione. The unemployed would have the option. I disoccupati quindi avrebbero la possibilità di accedere a questi posti di lavoro transitori, per così dire, di transizione. E questo lo chiamerei proprio un posto di lavoro di transizione. Because as the economy expands, perché poi
poi con l'espansione successiva dell'economia, che avverrebbe, queste persone poi potrebbero venire assunte da qualche azienda privata. Il salario è fisso, e quindi le aziende private pagherebbero di più e se li porterebbero via dal gruppone della banca centrale. And I'd let the central bank manage this program. E quindi io lascerei la banca centrale gestire questo programma. Give them something to do. In modo da dargli qualcosa da fare anche a loro, qualche cosa di utile. And let them come up with. I would also make sure that they just write the check. E farei in modo di verificare anche che loro scrivessero poi l'assegno. The program was managed now. Che il programma poi, cioè che fossero loro a dare i soldi e che il programma fosse gestito a livello nazionale. Now, like any buffer stock program, come qualunque programma, diciamo così, di transizione, tampone, this is an anti-inflation program. È un programma anti-inflazionistico questo. You're buying labor, sì. Your price is down, people are out of work. Si compra manodopera quando i prezzi sono bassi e la gente non ha lavoro. E questa manodopera è lì per essere rivenduta all'economia quando saranno migliorate le cose. Quindi è un sistema di stabilizzazione automatica. And there's one very important e c'è anche un altro fatto molto importante. The private sector likes to hire people already working. Al settore privato, alle aziende private piace assumere delle persone che già lavorano. The private sector does not like to hire people who've been unemployed. Praticamente alle aziende private non piace assumere persone che sono disoccupate. So with today's arrangements, perciò col sistema attualmente vigente, when the economy improves, quando l'economia migliora, you get inflation, si ha un'inflazione, and the unemployed don't get work. E i disoccupati il posto non trovano. Okay, because even though they're unemployed, perché anche se sono disoccupati, they are not what I would call liquid. Non sono as a market term. Praticamente espressione di liquidità, per utilizzare un termine di mercato. They are not ready to be hired. Cioè non sono pronti per essere assunti. Based on private sector standards. Ovviamente questo sulla base degli standard del settore privato. Okay. And so, by having people e already quindi working, se noi invece abbiamo tutte queste persone che già lavorano, then the private sector il settore go privato può to the supervisor. Tranquillamente rivolgersi al supervisore e dire devo assumere delle persone che arrivino al lavoro in orario, che non si mettano a litigare fra di loro. And that's how people get hired. Ed è così che poi questi vengono assunti dalle aziende. Now, I actually had this program implemented in Argentina in 2001. Questo programma l'ho fatto applicare in Argentina nel 2001. It was called the HEFES program. Si chiamava programma HEFES. Daniel Cosar, a friend of mine at the che è un mio amico del Ministero del Lavoro, he enacted it. È stato lui ad applicarlo. After the currency, after their disaster, dopo il disastro dell'economia argentina, where 32 people were killed in the street, in cui 32 persone sono rimaste uccise per le strade di Buenos Aires, and they came back, e quindi sono tornati, offered a job to any head of household who wanted to work. Praticamente hanno andati lì a offrire un posto di lavoro a chiunque nei nuclei familiari volesse prenderlo, volesse lavorare. 2 million people showed up for the program. E 2 milioni di persone si sono presentate per aderire al programma. The population was only 35 million. E la popolazione è solo 35 milioni in Argentina. These people had never worked. Queste persone non avevano mai lavorato per un'azienda privata. Nobody thought they'd ever work. E nessuno pensava che avrebbero mai lavorato. They paid $100 a month. It was nothing. Pagavano $100 al mese, praticamente niente. Within 2 years, nell'arco di 2 anni, 1 million had transitioned. 1 milione di queste aveva già fatto la transizione. To the private sector. Era già passata al settore privato. They had the strongest economy in the world. E hanno avuto l'economia più forte del mondo. In a nutshell, that's
Oh yes. Adesso una seconda soluzione è quella dei titoli basati sulle tasse, sempre rimanendo nell'euro. There is something Italy can do on its own. C'è però qualche cosa che l'Italia è in grado di fare anche da sola. By leaving its bonds alone. Lasciando lì i titoli. Except for one small change. Si dovrebbe applicare un unico piccolo cambiamento. Italy could finance itself. L'Italia si potrebbe finanziare without problem. Senza problemi. That one change. Questo piccolo cambiamento is this one statement that I'll make. Sarebbe quello che vi sto per dire. In the case of non-payment, nel caso di non pagamento, quindi di insolvenza, the bonds, i titoli plus interest, più l'interesse could be used to pay taxes. Potrebbero essere utilizzati per pagare le tasse al governo italiano. So think about your personal pensate situation. Per esempio alla vostra situazione personale. And if you had a few thousand lira, se magari aveste qualche migliaio di lire, and I said, would you like to buy some five-year Italian bonds right now? E io vi dicessi, magari trasformandovi in milioni, io vi dicessi, vuoi comprare dei titoli di Stato italiani? I would imagine more than one person would say no. Io mi immagino che più di uno di voi direbbe di no. And I wouldn't blame you. E io non me ne sorprenderei. What if I, because you'd be afraid you might not get paid. Perché chiaramente avreste paura di non rivederli più questi soldi. And that's why the interest rate's so high. Ed è per questo che i tassi di interesse sono così alti. But if you do, ma se voi sapeste at the end of 5 years, che dopo 5 anni, if you didn't get paid, se non riaveste i vostri soldi, you could use the value potreste of those utilizzare il valore di questi titoli plus interest, più gli interessi that would continue to accrue, che continuerebbero ad accumularsi for payment of any taxes, per pagare qualunque tipo di imposta che dovreste dover pagare in futuro, allora potreste anche dire, va bene, allora li compro, perché ovviamente, sì, penso che me li ridaranno, ma se me li dovessero ridare, io alla fine questi soldi più gli interessi in qualche modo li riavrò. Or it might be, or my neighbor might want them, who has to pay. Magari li potrò dare a un vicino, un amico mio che deve pagare le tasse, non ce li ha, e quindi li potrò ricomprare da me. At a very small discount. Con uno sconticino piccolo. On tax day. Per il giorno del pagamento delle tasse, perché comunque dovrebbe pagare. Or my bank that pays taxes. Oppure la banca che paga le tasse. If they could get a very small discount, se potesse avere un piccolo sconto, magari deciderebbe di prendersi. Instead of using your own, invece your own, di utilizzare i propri euro. And so you can understand, e quindi why this potete riuscire a capire come questo piccolissimo cambiamento improvvisamente farebbe cambiare atteggiamento agli investitori. Understand? Perché capirebbero che non ci ripeterebbero niente. And so the interest rate would e come back il tasso di interesse ritornerebbe normale. Now, it would have to be done under ovviamente questo bisognerebbe farlo nel rispetto del diritto internazionale, perché non si vuole poi che il governo, after you use these to pay your taxes, dopo che voi avete usato questi soldi per pagare le tasse, to go after you for not paying your taxes, vi venga poi a ricercare perché non avete pagato le tasse. But if it was done under international comunque law, se venisse fatto il tutto nel rispetto del diritto internazionale, quindi diritto vostro, diritto della Gran Bretagna, insomma, the international law would recognize your praticamente secondo il diritto internazionale verrebbe sancito il fatto che voi le tasse le avete pagate. E quindi il governo non avrebbe modo di potervi stare alle costole perché non le avete pagate. So again, this would be my third choice, ecco, but it is questa viable. Sarebbe la mia terza opzione, che comunque è fattibile. Italy could get l'Italia pertanto potrebbe far calare i propri tassi di interesse, e questo servirebbe per eliminare gran parte dell'austerity, perché gli interessi rappresentano una grossa fetta del pagamento. Ma purtroppo però non risolverebbe il problema della disoccupazione. Il problema della disoccupazione richiederà di fissare dei debiti, un deficit molto più alto.
E questo ovviamente dovrà essere fatto a livello di tutti i paesi membri. Ci sarà bisogno di coordinamento oppure di tornare a una propria valuta. Quindi deve essere fatto a livello del paese che emette la valuta. Ok, allora, gestire questa roba non è facile, ragazzi. Quindi sono le 4:28, ci sono ancora due cose importanti da coprire. Dobbiamo erodere un attimino anche il tempo due cose importanti da coprire. La prima è questa. Qui veramente nessuno, neanche gli economisti, capiscono che cosa è l'emissione di un titolo di Stato. Ok, cerchiamo di capire, di spiegare veramente semplicemente un titolo di Stato che viene emesso, che cos'è e a cosa serve, naturalmente nella situazione di una moneta sovrana. Okay? Sovereign currency, nobody understands what bonds are, what the purpose of the bonds is. You know, why does the state issue bonds? Can you explain that clearly and quickly? Well, the states issue bonds because uno Stato emette dei titoli. They were on the gold standard, perché quando esisteva lo standard aureo era importante to take the money away, portare via i soldi so they could cash it in and take the gold. In maniera da non permettere di incassarsi e portare via l'oro. But when we went off the gold standard, ma quando poi è stato abbandonato lo standard aureo, we left the bonds. Abbiamo lasciato però i titoli. Under this mistaken notion, e secondo un'erronea convinzione that the government has che to get il money governo deve in qualche maniera avere dei soldi per poter spendere, the government that's issuing the currency. Il governo che emette la valuta. Okay. Which we know is e noi correct. Sappiamo che questa idea non è corretta. If you were to go buy United States government bonds, se si volesse andare a comprare dei titoli emessi dal governo degli Stati Uniti, mettendoli uno sopra l'altro una pila di banconote da $20, the government takes your money, il governo prenderebbe i vostri soldi, gives you the bonds, vi darebbe i titoli, promises to pay interest, vi prometterebbe di pagare gli interessi, and just like the 20s, e come questi, they got for tax payment, come quei soldi di prima che aveva preso per pagare le tasse, li metterebbe nel bidone. Che cosa servono questi titoli? A qualcosa devono servire? They cause long-term interest rates to be a little higher than they would otherwise. Per esempio, fanno sì che gli interessi a lungo termine siano più alti. The government's competing in the long end of the market. E quindi, praticamente, il governo compete, diciamo, nel lungo periodo sul mercato. What do the central banks do? E che cosa fanno le banche centrali? Quantitative easing, have you heard about that? Il quantitative easing, l'avete mai sentito nominare questo termine? They buy the bonds, the government just, the treasury just sold. Praticamente vanno lì e comprano i titoli che il tesoro ha appena venduto. And you're back to where we started. E ritorniamo al punto di partenza. The dollars just sit at the Fed. E praticamente i dollari stanno lì messi nella Fed, nella Federal Reserve. So let me repeat the process. Adesso vi ripeto il processo. The government spends, il governo spende. Goes into checking accounts at the Fed. E tutto questo va nel conto corrente della Federal Reserve. The treasury sells bonds. Il tesoro vende i titoli. Government moves your money from checking to e savings. Praticamente lo Stato sposta i soldi dal conto corrente al conto di risparmio. The bonds are just savings accounts at the Fed. Praticamente i titoli non sono che un conto di risparmio della Federal Reserve. The Fed buys your bonds. La Fed compra i vostri titoli. And then they just, which means they just move your dollars. Significa che sposta i vostri dollari out of your savings back to your checking. Dal vostro conto di risparmio a quello al conto corrente. Praticamente l'unica cosa che avviene in tutti questi passaggi si chiama gestione del debito. Praticamente si spostano i dollari avanti e indietro fra i diversi conti della Fed. Per esempio, quando la Cina ci vende dei pneumatici e hair dryers e gli asciugacapelli, they get dollars, we pay them. Noi li paghiamo in dollari. And the
dollars go in your checking account at the Fed. E i dollari vanno nel conto corrente della Fed. That's not the national debt. E quello non è debito nazionale, debito pubblico. But then they buy treasury securities. Ma poi loro comprano dei titoli del tesoro. What do we do? We move e quindi noi i loro soldi from li spostiamo dal conto corrente al conto di risparmio. Ci sono 16 trilioni di dollari nei conti di risparmio della Fed. We call that the national debt. E quello noi lo chiamiamo debito pubblico. What do we owe them? E a chi li dobbiamo dare? What have we promised? A chi li abbiamo promessi? What does any government promise on their debt? Cioè, praticamente, qual è la promessa di pagamento di questo debito a chi? They promise that when your bonds come due, la promessa è che quando i titoli scadranno, they'll move the dollars sposteranno i dollari from your savings account dal conto di risparmio back to your checking account al conto corrente. That's all. E basta. This happens every month. E questo succede tutti i mesi. Billions and billions of dollars. Miliardi e miliardi di dollari. There are no grandchildren involved. Praticamente i nipoti non c'entrano niente. There are no taxpayers involved. Non ci sono contribuenti che contino a questo punto. It's a debit and a credit, praticamente un dare e un avere, un dare e un avere. That's why there's never ed a problem. È per questo che non c'è mai un problema. If there was going to be a problem, se ci fosse un problema, maybe it would have happened probabilmente sarebbe successo before 16 trillion. Prima di arrivare ad accumulare questi 16 trillioni. Maybe it would have happened 15 trillion. Forse sarebbe successo a 15 trilioni. A 1 trillion. A un trilione solo. Japan's 210%. Il Giappone ha un debito del 210%. There's lots of yen in savings accounts. Chissà quanti yen ci sono nei conti di risparmio della banca del Giappone che si chiamano JGP, cioè Japanese Government Bonds, praticamente i buoni del tesoro giapponese. And everybody says someday that's you're gonna have a problem. E alcuni dicono arriverà il giorno che avrete dei problemi. A friend of mine from the Bank of England, Charles Goodhart. Un amico mio della banca d'Inghilterra che si chiama Charles Goodhart, retired central banker, che è un funzionario della banca centrale in pensione. When somebody said that, quando ha sentito che qualcuno diceva questo, he said yes. Gli ha detto sì. They've been telling us that for 300 years now. Ormai ce lo dicono da 300 anni. There is no problem. There isn't ever a problem. Praticamente il problema non c'è. What happened after the US was downgraded last summer? Che cosa è successo dopo che sono stati declassati gli Stati Uniti l'estate scorsa? Everyone thought the end of the world was coming. Tutti pensavano, ecco, arriva la fine del mondo. We'd be on our knees to the IMF. Praticamente siamo in ginocchio di fronte al Fondo Monetario Internazionale. Instead, e invece, interest rates went down. I tassi di interesse sono andati giù. Praticamente non capiscono, si sbagliano, semplicemente non capiscono il sistema monetario come funziona. Japan was downgraded. Il Giappone è stato declassato below Botswana. Al di sotto del Botswana. Their 10-year interest rates e i tassi di interesse a 10 anni under 1%. Sono al di sotto dell'1%. There's something different going ci on deve here. Essere un qualche cosa di diverso qui. When you issue the currency, quando si emette la valuta, none of that matters. Questo non importa più. You can cause inflation, si può causare l'inflazione, si può causare il calo di una valuta, se si spende troppo, and if you don't spend e enough, se non si spende abbastanza, you get what we have today. Allora ci si trova in una situazione in cui ci troviamo oggi. You know, a disaster beyond imagination. Un disastro al di là di ogni possibile immaginazione. The losses from unemployment for the last 5 years. Le perdite per disoccupazione negli ultimi 5 anni, le perdite reali are larger sono molto superiori than the real losses delle perdite reali from all the wars in the history of the world. Di tutte le guerre nella storia del mondo. Ok, allora ultima cosa, proprio seguendo questo filone dove ci è stato spiegato in realtà cos'è l'emissione di un titolo di Stato e cosa fa, Warren Mosler è stato personalmente protagonista di un episodio che qualcuno di voi saprà già perché l'avete probabilmente letto, ma forse altri no, ma vale la pena raccontarlo perché riguarda l'Italia. E lui si trovò dall'inizio degli anni 90 a
avevo un colloquio con l'allora ministro delle finanze italiano Spaventa, Rino Zola. La storia di come Mosler ha incontrato il ministro delle finanze italiano Spaventa, nel momento in cui l'Italia era sotto attacco speculativo e tutti dicevano, giornali, giornalisti, ministri, politici, ecco siamo default, adesso facciamo default, adesso facciamo default, oddio, la storia è molto istruttiva di come lui incontra Spaventa e che cosa succede durante quell'incontro, proprio basandoci sulla realtà della teoria che abbiamo appena ascoltato di cos'è l'emissione di un debito da parte dello Stato sovrano. Can you tell the story about Spaventa and exactly that meeting that went and what happened? Poi facciamo una pausa. It's in my book. Nel mio libro che potete leggere. You can read for free online. Lo potete leggere gratis online. I brought a few hardcovers which are 10 euros. Sorry. Ho portato alcune copie che costano 10 euro. But it's free online. Comunque online lo potete leggere gratis. MoslerEconomics.com. So they were very dark days in Italy. Sono state giornate buie per l'Italia all'inizio degli anni 90. Interest rates were maybe 12%. I tassi di interesse erano forse arrivati al 12%. Inflation was maybe 12%. L'inflazione anche forse era arrivata al 12%. Everyone thought e tutti pensavano che l'Italia avrebbe fatto default. Professor Rudy Dornbusch from MIT. Il professor Rudy Dornbusch dell'MIT, illustrissimo professore di economia del Massachusetts Institute of Technology, big, thick report. Aveva fatto un bel rapporto grosso così, ribadendo il fatto che l'Italia avrebbe fatto default. And everywhere meeting we went to, e tutte le riunioni a cui partecipavamo si portavano questo rapporto lì sul tavolo. So the question was, la questione era questa. No, voglio fare un attimo marcia indietro. The government debt was paying 12%. Il debito del governo era al 12%. You could borrow lira e quindi si poteva prendere prestito lire al 10% from the banks. Dalle banche. You could borrow at 10, lend at 12. Si poteva quindi prendere a prestito al 10 e ridare in prestito al 12. Free money, right? Quindi soldi praticamente a gratis. Except, fatta eccezione, they might default. Che ci poteva essere un default. Same today, you can lo stesso vale per oggi. Potete prendere un prestito a un tasso molto basso e comprare invece dei titoli di Stato italiani a un tasso di interesse elevato. Free money? E quindi i soldi non vi costano niente. No. No. They might default. Perché ci potrebbe essere un default. Anche oggi in Italia potete fare default. Quindi la stessa situazione era più o meno quella che c'era in quegli anni. Allora, non so se è chiara la cosa, per chi non è proprio. Allora, cosa succedeva? No? C'era una situazione allora, negli anni iniziali avanti in Italia, che era praticamente identica oggi, anzi, i tassi di interesse erano ancora più alti, eccetera. Tutti erano convinti che l'Italia sarebbe fallita allora, così come oggi siamo tutti convinti che probabilmente si va a fallire Grecia, poi dopo Italia, eccetera. Le banche prestavano denaro al 10%, i titoli rendevano al 12%. Allora, era chiaro che uno dice, prendo il denaro al 10%, compro i titoli che rendono al 12%, ci faccio il suo convenio in cassa. Perché nessuno lo faceva allora? È perché tutti erano convinti che l'Italia avrebbe fatto un default, quindi uno prendeva in prestito denaro al 10, comprava i titoli al 12, però dopo c'era il default e quindi i titoli venivano stracciati e non valevano più niente, per cui nessuno fece questa speculazione, ok? Oggi si potrebbe fare esattamente la stessa cosa, prendere il denaro alle banche a un tasso più basso, comprare titoli di Stato che rendono 5, 6 e fare, solo che oggi il problema default, al contrario di allora, è reale. Allora Mosler, conoscendo il sistema monetario, capì che non esisteva il pericolo del default, per cui si poteva fare quel gioco senza nessun pericolo. Tutti erano convinti invece che non si potesse, perché l'Italia sarebbe fallita e i titoli sarebbero diventati carta scaccia. E allora cosa succede? Carry on. Okay, so the idea was, l'idea era if you could come up with a reason why Italy would not default. Se si fosse potuto trovare un motivo per cui l'Italia non avesse dovuto fallire, fare default, you could make a lot of money. Ci si sarebbe potuto guadagnare su un sacco. Okay.
That got my attention. E questa cosa mi ha attirato l'attenzione. This was 20 years ago. E mi riferisco a 20 anni fa. Back when I was 14 years old. Avevo 14 anni a quel tempo. And so I started, you know, the older I get, the smarter I was, right? So it dawned on me why Italy would not fall. Comunque, improvvisamente ho capito perché l'Italia non sarebbe fallita. And it's a little bit technical. È un po' tecnica la cosa. But here it goes. Però cerco di spiegarvela. So I was thinking if I buy io pensavo, se io compro treasury securities dei buoni del tesoro from the US Treasury dal tesoro americano, or if I were to buy them from the Federal Reserve, o se li compro dalla Federal Reserve, so the Treasury or the Central Bank, il tesoro o la banca centrale, in poche parole, I don't know the difference. Io non so qual è la differenza. I send the money to the same place, mando i soldi nello stesso posto. The money goes to the Fed, i soldi vanno alla Fed, and I own the same thing. E io possiedo la stessa cosa, a securities account at the Fed. Cioè un conto titoli presso la Fed. So if it makes absolutely no difference to me or anyone else in the economy, se non fa nessuna differenza né per me né per nessun altro nell'economia, there can't be any difference. Non ci può essere nessuna differenza. The difference has to be on the government side of the ledger. Praticamente la differenza deve stare dalla parte del governo, della contabilità. The only difference is how they account for it. L'unica differenza è come viene contabilizzata questa cosa. The same thing happens in the economy. E la stessa cosa succede in economia. The difference is how they account for it. E la differenza sta proprio nel come si contabilizza questa operazione. An accounting is just after the fact record keeping. Ovviamente una contabilizzazione che sta proprio nella maniera in cui vengono tenuti i conti. If I buy them the securities from the treasury, se io compro i buoni del tesoro dal tesoro, they say I'm funding expenditures. Loro dicono io finanzio la spesa. If I buy it from the Fed, se compro dalla Fed, they say it's monetary policy to support interest rates. Dice, questa è la politica monetaria a supporto dei tassi a sostegno dei tassi di interesse. It can't be both. Non può essere tutte e due le cose. So which explanation per cui, is correct? Qual è la spiegazione giusta? It's monetary. It's all about interest rates. È monetaria. Tutto ci riporta ai tassi di interesse. It's never about funding expenditures. Quindi non si tratta mai di finanziare la spesa. When it's the government that issues the currency. Quando è il governo che però emette la valuta. Which is exactly how this che è esattamente come siamo partiti oggi in questa nostra conversazione. They're not selling me bonds to get money to spend. Non mi vendono i titoli per poter avere dei fondi da spendere. I buy them in cash, they throw it away. Perché se io li pago in contanti, li buttano via. When they sell bonds, quando vendono i titoli, the purpose, l'obiettivo, whether they know it or not, che lo sappiano o no. And I assure you, most of them don't know it. E vi assicuro che molti non lo sanno nemmeno. But whether they know it or not, the purpose, che lo sappiano o meno, l'obiettivo support interest rates. È di sostenere i tassi di interesse, quindi a lungo termine farli salire. Quando il governo che emette la valuta, come il governo degli Stati Uniti, emette dei titoli, they function to make long-term interest rates go higher. Questo lo fanno perché i tassi di interesse a lungo termine aumentino, magari anche di poco. But they do not function to bring money to spend. Questo non serve per poter avere dei fondi da spendere. If you look very closely e at the central bank accounts, consideriamo molto bene il bilancio della banca centrale, the government that issues the currency, il governo che emette la propria valuta, has to spend first, deve spendere prima, before it can collect taxes. Deve prima spendere e poi incassare le imposte. Where's the dollar supposed to come from? E allora da dove devono venire questi soldi, questi dollari? They're the only issuer. Loro sono gli unici ad emettere
valuta. How can they collect it before they issue it? E quindi come possono riscuotere prima di emettere? They have to borrow the money. Devono prendere a prestito la moneta prima, devono prendere a prestito la moneta dopo averla spesa. Just like a football stadium. È un po' come uno stadio di calcio. Has to collect their tickets after they distribute them. È come praticamente farsi pagare il biglietto dopo averlo già dato. Anybody who creates anything. Tutti quelli che creano qualche cosa. Can't collect it. La possono riscuotere. Until after he distributes it. Ma solo dopo che l'hanno distribuita. This is a simple point of logic. E questa è una cosa logica. So, once we understood this, una volta capito questo, a friend of mine, Maurice Samuels, un mio amico Maurice Sanders, he ran the endowment fund at Harvard Management, che aveva un fondo di gestione finanziaria at Harvard University. Dell'Harvard University. He's read about that endowment fund, all the money they made. E aveva letto tutte queste cose di cui stiamo parlando. We used to work together on that. Avevamo lavorato insieme proprio a questo. Is that a bad thing to make money for university? È una brutta cosa guadagnare dall'università. Anyway, we used to comunque, work together. Lavoravamo insieme. And because he was at Harvard. E dato che era ad Harvard. Because he was at Harvard. Dato che lui lavorava ad Harvard all'università. La gente lo richiamava sempre. He called up the government of Italy. Per esempio, chiamava qualcuno al governo italiano. We got a meeting. Per esempio, abbiamo una riunione Professor Luigi Spaventa, con il professor Luigi Spaventa, who is at Treasury, che era ministro del tesoro. I believe he was either finance minister, era ministro delle finanze, deputy finance minister, o vice ministro delle finanze, ministro. Because I know he got promoted, I don't remember. Perché poi era stato promosso, ma non ricordo esattamente. So we go into our meeting, you know, quindi very facciamo dark questa days. Riunione, erano giorni veramente bui per l'Italia. On his desk was the MIT report. E quindi lì davanti sul tavolo c'era quel bel rapporto dell'MIT che diceva l'Italia fallirà. Yeah. And Americans were over there. E gli americani erano lì. Praying to get their withholding tax back. Che speravano di riuscire a riavere il loro anticipo, la ritenuta d'acconto, ma non capisco bene questa. Di riprendere i soldi che erano visti in Italia. Vabbè. The government was 6 months behind making payments. Praticamente il governo era in ritardo di 6 mesi nel pagamento, quindi speravano di poter in qualche maniera incassare questi soldi. It was doomed and gloom. Praticamente il futuro era estremamente buio. And there was Professor Spaventa. E lì c'era appunto il professor Spaventa con il suo bel vestito, giacca, panciotto e tutto quanto, his pipe, la pipa, and his British accent, il suo accento britannico. Very much playing the part of John Maynard Keynes. Praticamente faceva la parte di John Maynard Keynes. E io gli ho detto, professor Spaventa, I have a question. Avrei una domanda. It's rhetorical, don't answer. È retorica, quindi può anche non rispondere. I said, but why is Italy selling perché CCT? L'Italia vende CCT BTP. E BTP? Is it one to get lira to spend? Lo fa per avere delle lire da spendere. Or is it number two? Oppure, seconda possibilità, because if you spend lo fa perché se si spendono le lire and don't issue CCT, BTP, e non si emettono invece CCT e BTP, interest rates will drop, i tassi di interesse crollano from 12% to zero. Da 12% a zero. And he looks up because he, you know, e lui mi guarda perché non se l'aspettava una cosa del genere. He thought we were going to ask for our tax rebate. Praticamente pensava che gli avremmo chiesto una riduzione delle tasse. And then he starts thinking. Di parlarci di come pensava di ridurre le tasse. And he says, e comunque comincia a pensare. He says, no, e he dice, says, no, interest rates won't drop to zero. I tassi di interesse non crollerebbero a zero. They'll only drop to a half a percent. Crollerebbero solo a 0,5%. Perché la Banca d'Italia paga questo 0,5%
e 5 di interesse sulle eccedenze di bilancio. And I said, this is, I thought to myself, e io ho pensato, lo sono detto fra me e me, fantastic. Fantastico. This person understands monetary policy. Questa persona davvero capisce come funziona l'economia monetaria. A rare thing in central bankers. Cosa rara tra i funzionari delle banche centrali del tesoro. Most of our political appointees. La maggioranza sono dei politici che sono stati messi in quelle posizioni. They don't know how the bank works. E praticamente non hanno idea di come funzionino le banche. And he understood it. E invece lui lo sapeva. A few seconds later, qualche secondo dopo, he jumps up in celebration. Salta su e comincia a gioire. Yes. E dice sì. And he says they're making this act pro-cyclical. Sì, ci stanno rendendo prociclici. And he goes into a rage against the prociclici vuol dire che ci stanno costringendo a spendere come nell'austerità, capito? Cioè a ridurre la spesa mentre l'economia si sta restringendo. Come dire, togli l'acqua al campo quando c'è la siccità. Ci stanno costringendo a comportarci in questo modo. Il fondo monetario. E quindi comincia a dirne di tutti i colori contro il Fondo Monetario Internazionale per aver forzato questa austerità quando l'economia andava male, un po' come oggi. E all'improvviso, certo, quella riunione avrebbe dovuto durare 20 minuti. Immediatamente chiama tutti gli amici, gli altri dell'altra stanza. We explain it to them. E glielo abbiamo spiegato anche a loro. They start making us cappuccino. E cominciano a farci dei cappuccini. We're drinking cappuccino. Beviamo cappuccini come pazzi, tutti sono felici. It's a party. E quindi si trasforma in una festa. 2 hours later, we have to go to the next meeting. Però 2 ore dopo avevamo un'altra riunione e quindi siamo dovuti andare via. Within a few days, nell'arco di pochi giorni, the announcement came out of Italy. Venne fuori questo annuncio proprio in Italia. No extraordinary measures will be taken. Non verranno adottate misure straordinarie. All payments will be met. Tutti i pagamenti verranno rispettati. And the crisis went away. E la crisi è scomparsa. That's because it was the lira, it was the currency. Perché c'era la lira, quindi era una valuta propria. Not so easy today. E adesso non è altrettanto facile. Allora, ripartendo
rimaneva importante approfondire un pochino di più cosa fa poi questa banca centrale, ok, va bene. Però voglio che Warren ci chiarisca un discorso. Quando la banca centrale emette il denaro, abbiamo saputo sui giornali che la BCE ha emesso tot trilioni di euro, abbiamo saputo che la Fed in passato, in presente, ha emesso tot eccetera eccetera. Ecco, la banca centrale quando emette liquidità, come la emette? Cosa fa? Inventa dei soldi, l'abbiamo capito, ma li dà a chi? Alle banche, per esempio, li dà così o li dà in cambio di qualcosa? Cioè, chiariamo questo meccanismo per cui si crea denaro da parte della banca centrale e lo si dà al settore privato, delle banche, eccetera. So when a central bank creates liquidity, okay? QE, whatever, LTRO, whatever. Okay, what do? They issue money, they invent money, and they press keystrokes and they give money to banks, to whoever, in exchange for what? For nothing or always a collateral? Or like assets or reserves? So, because the idea is that very often people say, well, you know, the central banks create huge amounts of money and they throw out money to the people, to the private sector. Private sector, and that creates inflation and all sorts of problems. How does it work really? Is it money for nothing or is it money for assets? Well, what's called quantitative easing in the United States? Quello che negli Stati Uniti chiamiamo quantitative easing is the purchase of U.S. treasury securities. L'acquisto di buoni del tesoro statunitensi. Maybe some U.S. agency mortgage securities. E anche dei titoli di garanzia sui mutui da parte di qualche agenzia statunitense. And both of these things that entrate queste cose che vengono acquistate are nothing more than non sono altro different types of savings che accounts. Diversi tipi di conti risparmio. Either directly or indirectly. Direttamente o indirettamente. Alla Federal Reserve. So again, they're shifting down deposits between one account and another. Spostano dei depositi in dollari da un conto all'altro. Well, let me clarify one thing. Però volevo chiarire una cosa. The Federal Reserve, la Federal Reserve does not buy securities, non compra titoli issued by California. Emessi da ok, non compra dei titoli emessi dai singoli stati come la California, il Connecticut, l'Illinois, la General Motors, non li compra, comprano solamente titoli garantiti dal governo statunitense. E questa è la Fed. Il sistema bancario, e questo è importante, il sistema bancario è il settore privato, è il governo. Abbiamo dei depositi garantiti dallo Stato. Se una banca, per esempio, le banche dovrebbero essere considerate come istituzioni pubbliche. I depositi sono garantiti dallo Stato. Per esempio, ci può essere il 10% di capitale privato, ma il 90% dei fondi dati in prestito sono fondi pubblici, sono agenti dello Stato, quindi hanno uno statuto, uno statuto governativo. Quindi è il governo che stabilisce tutte le regole dell'operatività bancaria. Praticamente possono fare dei prestiti solo nella misura in cui il governo gli permette di farli. Mandano i regolamentatori, i supervisori to do exactly
examinations. Per svolgere delle analisi, degli esami almeno una volta all'anno. Make sure. Per fare, per verificare che tutto venga in conformità. With all government regulations. In conformità con tutte le normative dello Stato. The private sector. Il settore privato has to work inside that little box. Deve operare all'interno di questa piccola scatola. Allowed by the government. Cioè all'interno di questo piccolo spazio che gli viene lasciato o concesso dal governo. If they step out of bounds, se fuoriescono da questo spazio, the government is fully authorized, il governo è autorizzato pienamente to punish them, a sanzionarli, shut them down, a chiuderli, okay, whatever. Quindi a fare quello che ritenga più opportuno. So why is there private money in banking? Perché quindi ci sono capitali privati nelle banche? For years, Europe had national banks. Per esempio, per anni in Europa ci sono state le banche nazionali. And what happens? E cosa è successo? Lending gets politicized. Praticamente la concessione di prestiti diventa politicizzata. The loan officer makes loans based on politics. Praticamente i prestiti vengono concessi sulla base di considerazioni politiche, a volte. It's not about. Okay, and so when you have national banks, the risk per cui quando ci sono le banche nazionali, il rischio che sussiste è che la concessione di prestiti diventi politicizzata. The US government lent $500 million to il governo statunitense ha prestato 500 milioni di dollari a Slindra. Public lending. China makes loans through state banks. Per esempio, anche la Cina fa dei prestiti tramite le sue banche, la sua banca nazionale. And maybe they keep businesses going that should be going. Probabilmente mantiene in piedi delle attività che invece non dovrebbero continuare. So, government banks have their good points. Le banche statali hanno il loro motivo di essere. So when you have private capital, pertanto, quando ci sono capitali privati nelle banche, they price risk, si stabilisce un rischio not based on politics, non sulla base di considerazioni politiche, ma sulla base di considerazioni di profitto. That has major problems also. E anche questo però implica grossi problemi, as we've seen over the last come già abbiamo visto nel corso degli ultimi anni. So, it's banking is always a public institution. Quindi le banche sono istituzioni pubbliche. The question is, la questione è chi stabilisce il prezzo del rischio. And there are pluses and minuses. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi sia per le banche pubbliche che quelle private. Okay, mostly minuses, but for both. Cioè, la maggioranza sono gli svantaggi per tutte e due, comunque. Now, the interesting thing in the US, la cosa interessante però negli Stati Uniti, allora si interrompe qui, si stava spingendo un po'. Siamo via per la tangente, ok. Allora, no. La domanda era diversa, era capire come le banche centrali emettono liquidità. How central banks issue liquidity? Yeah. They do it in exchange for nothing, or they do it in exchange for assets all the time. Are they constrained by assets in return, or are they constrained by nothing? The US central bank is constrained by la banca nazionale europea, la banca nazionale americana viene limitata dagli asset. Comunque il punto precedente che io avevo voluto sottolineare è questo, cioè le varie banche che sono estensioni, per così dire, della banca centrale non sono necessariamente limitate dagli asset, dai capitali. So I e quindi io le considero nel loro complesso. La banca centrale e tutte le altre banche. Per cui mentre la banca centrale può essere limitata strettamente dai titoli del tesoro, le altre banche quando concedono dei prestiti, quando acquistano dei titoli,
are constrained by an extended set of sono, devono rispettare tutta una serie di norme. That was the point, okay. Ed è questo il punto fondamentale. The banks need to be considered. Le banche devono essere considerate come estensioni dello Stato. When you consider the private sector, e se therefore si considera settore privato, and therefore they should be able to do whatever the private sector e quindi devono essere in grado di conseguenza di fare tutto quello che si può fare nel settore privato, ci si sbaglia a considerarle così.